Presidente, è un 2015 che vive di un contrasto. Da un lato c'è la voglia di emergere, la voglia di far decollare il territorio, dall'altro purtroppo ci siamo ancora avviluppati a delle pratiche, potremmo dire ormai storiche, per quanto riguarda ad esempio la criminalità. Come si può fare per emergere? Ma intanto l'analisi è molto semplice. La situazione di questa provincia da un punto di vista economico e sociale è una situazione che senza eufemismi possiamo definire drammatica. Noi veniamo fuori da 7 anni di crisi in cui il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato, insomma i fenomeni criminali li vediamo sotto gli occhi di tutti. Però c'è da dire che il 2015 è un anno in cui si è visto un'inversione di tendenza, c'è un recupero del saldo sul numero delle imprese, tra le imprese nuove e quelle cessate, per la prima volta dopo 4 anni il saldo è positivo, c'è un recupero sull'occupazione, chiaramente recuperare tutto il terreno perso non sarà facile e richiederà tempo, però io credo che bisogna ripartire da questi segnali positivi, anche sul tema della criminalità, dal lavoro delle forze dell'ordine, della prefettura, per disegnare uno scenario, vorrei dire, ottimistico, senza però responsabilizzare tutti noi stessi da dover mettere in campo azioni di alto profilo etico, morale e anche concrete per sostenere lo sviluppo e per combattere ovviamente la criminalità. Lo sviluppo può essere anche sottolineato e anche rilanciato grazie alle infrastrutture, perché purtroppo quello manca, le infrastrutture. Insomma, su certi tipi di infrastrutture la provincia di Foggia non è messa male, dal punto di vista della grande viabilità, delle infrastrutture ferroviarie, anche se su questo c'è un serio rischio di retrocedere rispetto alla media nazionale, quindi dobbiamo tenere alta la guardia. Penso all'alta capacità e penso alla manutenzione straordinaria della viabilità. Poi ci sono infrastrutture che sono veramente critiche, sempre il famoso famigerato aeroporto, il porto di Manfredonia, ci sono infrastrutture meno conosciute, di cui si parla meno, ma che sono altrettanto strategiche per il territorio, penso alla diga di Piano dei Limiti, insomma c'è molto da fare in questo territorio, la chiave è quella dell'unità di tutte le forze politiche ed economiche per difendere queste istanze infrastrutturali, sapendo che chi rappresenta il territorio ha il diritto e il dovere di difendere queste istanze, pur andando contro altri livelli governativi, regionali e nazionali, che non comprendono le esigenze del territorio o che le derubricano istanze campanilistiche e rivendicazionistiche. Mi riferisco ad esempio alle dichiarazioni un po' superficiali del ministro Del Rio sull'aeroporto o sul porto di Manfredonia. Insomma, su questo dobbiamo tenere duro e dobbiamo andare avanti sapendo che, come se lo stesso Del Rio ha sempre detto, le infrastrutture non sono lo sviluppo, ma le infrastrutture servono allo sviluppo. E quindi la superstrada Garganica, l'aeroporto Gino Lisa, la diga di Piano dei Limiti servono appunto allo sviluppo di un territorio che ha una forte vocazione agricola e una forte vocazione turistica. Se capiamo questo, forse interpretiamo le istanze in modo diverso e meno superficiale.